Mahmood Wind Summer Festival, gara dei giovani, ma diciamo che noi ci siamo conosciuti a Sanremo lo scorso anno, quindi comunque di giovani te ne intendi, hai già avuto modo di partecipare a una gara di quel tipo, eh? Come ti senti quest'anno? Quest'anno mi sento più maturo, perché diciamo che sto portando su un qualche progetto che sto lavorando appunto da parecchi mesi, da quasi appunto un anno e mezzo. Sono felice appunto di portare questo nuovo appunto lato della mia personalità, della mia musica, perché sto sempre portando appunto la mia storia. Poi diciamo ho avuto modo anche di confrontarmi con dei professionisti, diciamo abbiamo creato un team, io, Alessandro Rain e Davide Simonetta, con cui appunto stiamo creando appunto dei pezzi da già un anno e mezzo, quindi ecco, sono felice che ci sia un'evoluzione appunto nel mio modo di fare musica. Sì, in effetti il sound è completamente differente a quello a cui ci avevi abituato e ci avevi fatto in qualche modo credere anche lo scorso anno con il Festival di Sanremo, con Dimentica. Sì, diciamo che allora il sound è un po' cambiato rispetto a Dimentica. Questo pezzo qui l'abbiamo appunto voluto fare proprio così per dare diciamo un cambiamento, vedete che ci sono appunto tanti lati della mia personalità, della mia musica. Poi ovviamente ho fatto altri branch, Dimentica non è un capitolo chiuso fino a se stesso, Dimentica è comunque il continuo di qualcosa che sto creando anche in quest'ultimo anno, infatti avrete modo di sentire poi il continuo di questa storia. Beh, diciamo che la canzone che hai presentato questa sera sul palco del Wind Summer Festival è un pezzo molto estivo, un pezzo che ha proprio il sound di questa stagione. Sì, appunto abbiamo voluto un po', diciamo, quando ho scritto questo pezzo in realtà non avevo pensato ancora al sound estivo, al sound del momento. Diciamo che quando ho scritto questo pezzo ero appunto a Londra, quindi ero proprio totalmente fuori. Pensavo ad altro. Poi costruendo la canzone ci siamo appunto resi conto che il movimento della melodia aveva preso questo ritmo, no? E quindi la produzione di Capu è, io credo che Pesos abbia un qualcosa di più rispetto a, appunto alle stile che ci siano nel momento. Comunque credo di averle dato personalità. Senti, beh, diciamo che una delle particolarità di questo brano è anche una forte attenzione nei confronti del testo, perché non è un testo fine a se stesso. Sì. Allora, come appunto stavo dicendo prima, questo testo è iniziato su un autobus diretto a Luton, Airport of Stansted, e parla particolarmente di una riflessione che ho avuto durante un viaggio di un weekend a Londra, perché parte dal fatto che io credo che dietro appunto un bicchiere di gin tonic, è una sigaretta, a volte si nasconda quella paura di non provarci veramente davvero, capito? Di non provarci sul serio al 100%. Questo brano non vuole solo parlare di un weekend di sballo, di droga, cioè, capito? È un testo, cioè, che ho vissuto io in prima persona, che però vuole portare anche una riflessione dal punto di vista appunto umano, no? Quando parlo appunto da sogniamo di volare su campi di grano, ma è mi sono dimenticato le spalle sul trono, mi faccio capire. Voglio dare un senso che nonostante questa vita appunto di divertimento, diciamo, di svago, in realtà io credo che molte persone ci sia venuto quel desiderio di aspirare a qualcosa di più, solo che a volte non si trova il coraggio di farlo. Allora un po' contato. Sì, io ho proprio. Io sono riuscito proprio a cogliere la volontà di andare oltre, è proprio un qualcosa di andare oltre. Sì, sì. Senti, so che questi giorni tra l'altro è uscito anche un tuo nuovo progetto insieme a Fabri Fibra. Sì, allora, diciamo, sono felicissimo che sia uscito appunto questo brano Luna, perché l'ho scritto l'estate scorsa a casa mia in Sardegna. La collaborazione con Fibra è nata perché appunto quando ero a Sanremo ho conosciuto Paolo Azzurra, che appunto è venuto da me e mi ha detto che gli era piaciuto tanto il brano Dimentica, che voleva appunto dire che ci saremmo sentiti a Milano. Intanto ci siamo sentiti, mi ha mandato dei beat su cui poi ho fatto delle melodie solo con la voce, senza testo, mi sono piaciute e poi ci siamo rincontrati una seconda volta e così è presentato qualche fibra, io non me lo immaginavo. Poi da lì allora ci siamo scambiati delle varie idee, appunto lui mi ha mandato delle basi su cui ho iniziato a lavorare tutta l'estate e Luna diciamo è nato da un senso appunto di
periodo appunto della mia vita in cui non riuscivo più a dare. Allora io avevo firmato il major da Sanremo e continuavo a fare i miei brani, a scrivere i miei pezzi, solo che diciamo non erano mai al top, sentivo che mancava sempre quella cosa lì, no? Quindi diciamo tu non è nato appunto da questo senso di non completezza, è nato proprio da questo appunto un mini disagio che si era creato in me, e perché un giorno appunto parlando appunto con un mio amico gli avevo detto guarda non riesco più a scrivere come voglio io, mi sto perdendo appunto la sete di fare, la sete di scrivere. Mi fa, bella questa frase, potresti appunto scrivere una canzone appunto da lì, nata luna. Poi Fibra appena la segna, io gli avevo mandato tutta la struttura della canzone ma pensavo tenesse solo il ritornello, no? Perché era un pezzo che doveva andare nell'album, poi è uscito e non ottenuto. E quindi lui appena l'ha sentita mi ha riscritto e mi ha detto guarda è una bomba, mi piace tutta, ci lavoro subito. E quando me l'ha rimandata aveva lasciato la prima strofa, ma cioè in poche parole ci cantavo più io che lui, no? Quando faccio mi fai anche la prima, no? Fa, no guarda per me è perfetta così, teniamo solo la seconda, e quindi cioè, sono felicissimo, per me è un onore. Fabio Fibra è sempre stato uno dei miei miti, alla fine anche da piccolo l'ho sempre ascoltato, quindi è proprio un onore. Beh, partire meglio questa. Guarda, io credo che comunque nella tua musica si senta tutto quel senso di inadeguatezza che un po' tutti viviamo tutti i giorni, quindi ci si può. Tutti si possono riconoscere. Tra le persone che hanno un cuore, amano la musica, sono sensibili. Grazie mille, salutiamo gli amici di All Music Italia. Grazie a te. Ciao a tutti, amici di All Music Italia, qui è Mahmood. Scusi, ma quindi.